commercialisti e amministrazione comunale di Arzano siglano un accordo. Tra gli artefici di questo accordo, nel suo duplice ruolo di professionista e di amministratore locale, c'è Renato Liguori, appunto dottore commercialista e assessore al bilancio della giunta comunale di Arzano. Dottor Liguori, che cosa vi proponete con questo accordo e in che modo ritenete questo possa servire a creare delle opportunità di crescita condivisa? Guardi, l'esperienza del professionale mi è portato in quest'anno a capire che gli enti e i giovani commercialisti devono e possono incontrarsi. C'è la necessità per i giovani commercialisti di conoscere una macchina che potrebbero non conoscere mai e per gli enti di avere delle strutture aiutate da persone tecnicamente capaci. I giovani commercialisti hanno maturato nel loro periodo di praticantato o durante loro, maturano certe conoscenze tecniche che hanno necessità solo di essere portate alla luce. Di essere messi alla prova in qualche modo. Questo incontro deve servire assolutamente a questo, ossia il giovane praticante, il giovane commercialista conosce in quest'arco, in questo periodo di tirocinio, quali sono i meccanismi che muovono la macchina comunale, i meccanismi di accertamento, anche se di verifica, tutto quello che c'è dietro un apparato dell'ente locale, cosa che difficilmente verrebbe a neppure a pensare semplicemente guardandolo o leggendo dei testi universitari. D'altro canto, questo poi è il vantaggio del giovane, il vantaggio dell'ente è quello di avere una macchina forte, giovane, oggi attrezzata con i software, perché non possiamo pensare di portare avanti degli enti ancora basati sulle vecchie nomenclature, basati sul vecchio modo di fare attività di accertamento, attività di verifica e quant'altro. C'è bisogno di persone nuove e oggi gli enti, vista le grosse difficoltà anche di assumere nuovi personali, devono fornirsi di linfa vitale. La linfa vitale potrebbe essere, secondo noi, parte di questi validati che possono essere da supporto alle strutture già presenti all'interno. Diciamo anche dei giovani più formati anche nell'utilizzo delle tecnologie informatiche. Ma sicuramente, io non oso pensare oggi, ma neppure più lontanamente, che un giovane, chiunque esso sia, non sappia usare un software, non sappia usare un computer, un portale, un telefonino. Cioè si nasce oggi nell'era della tecnologia dell'iPad, del giovane. Chiunque esso sia, nasce come noi siamo nati col telefono a rotella, i giovani oggi nascono con il computer, con l'iPad e col tablet. Quindi è uno strumento che hanno nel loro DNA e non c'è bisogno di formarli ex novo. Sono già formati con i videogiochi, sono già formati con i software che utilizzano e imparano già da bambini. Quindi sono strumenti che utilizzano e che loro già hanno nel loro background di crescita. Non c'è bisogno di mettere cose nuove, solo la tecnica che dà poi l'ordine, che dà l'attività professionale, dà quell'input che serve a renderli alla pari con il lavoro che devono svolgere. Grazie.